Mario Di Panfilo, buonasera, benvenuto. Allora, dico subito che io non mi occupo di letteratura, ma bensì mi occupo di video, di luoghi, di persone, di storie. Quindi, siccome amico mio, insomma, ho capito che ti faceva piacere, sono venuto da te a trovarti oggi. Grazie mille. Benvenuto. Allora, Mario Di Panfilo, ambulante, scrittore, cantastorie, poi Contadino. contadino anche. Beh, normale, perché quello è tratto tutti i prodotti della Come se io campagna. facessi pagamento con Dalen. Ok, è la moglie che risponde. Senti, senti, amico mio, allora questa ultima fatica letteraria, di cosa parli in questo libro? Questo è un libro nato da una croce dove nel dicembre del 1943 dei contadini della zona ammazzarono due tedeschi che volevano rubargli il bestiame, che loro in ritirata avevano chiuso i ponti con chi li doveva rifornire, per cui cercavano di recuperare, diciamo, i cibi nelle campagne. Questi incazzati perché gli stavano per prendere le mucche, con le forche, l'ammazzarono. Si dice che sono state ammazzate col fucile, tanti dicono con le forche. Comunque io non è che ho voluto scrivere la storia, io ho Sì. voluto scrivere un romanzo, perché questo romanzo si svolge dentro una grotta, un dialogo tra me e un fantasma. Ho capito, ho capito. Il fantasma che mi racconta tutta la storia. Ho capito. Senti, ma sei anche un cantastorie, un poeta, Sì, scrivi poesie? quando mi chiamano, qualche volta l'estate vado negli hotel a raccontare l'Abruzzo, no? La storia degli arrosticini, insomma, tutti i cibi nostri. Anche con discreto successo, vero? Ogni tanto sì, beh, successo non ci tengo al successo io, ci Assolutamente. tengo a far fare bella figura ai nostri prodotti più che al successo. Non siamo importanti noi, ma siamo No, importanti il sono messaggio importante. che in qualche modo veicoliamo. Va bene, senti, ma anche ambulante, porti anche i prodotti Beh, dell'Abruzzo in giro. l'ambulante è il mio lavoro, è il lavoro che poco, ma mi dà resa, insomma, è il mio reddito, no? Perché con i libri non guadagno nulla, come Non si guadagna cantastorie. niente con i libri, No, vero? Con la anzi, è una letteratura. rimessa, no? Anche perché immagino che ci sia un costo nella stampa e Per quindi. guadagnare con i libri devi fare un libro che vende tanto, tipo la mia amica Donatella di Pietrantonio, che ha fatto L'Arminuta e altri libri come Mia madre è un fiume, ha venduto migliaia e migliaia di copie, allora comincia a guadagnare qualcosa, perché la royalty di un libro è poco, 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 diciamo che è lo 0,5%, per cui devi vendere migliaia di copie per guadagnare qualcosa. Quindi se si va a pari è già una fortuna o ci si Ma rimette? generalmente ci si rimette. Ci si rimette. Sì, generalmente ci si rimette. È un hobby, Lo è una fa per follia che uno si passione. porta dietro senza. Lo fa per passione. Senti, Sì. dicevo, ma andando un attimo oltre il libro, con le tue bancarelle, cosa vendi? Io ti ho visto una volta a Vigo Piano, vendi anche Allora, prodotti. fino a circa 10 anni fa io facevo le dimostrazioni nelle maggiori fiere italiane e qualche volta anche europee. Facevo le dimostrazioni di attrezzi per la casa, attrezzi per il fai da Mi te. ricordo, mi Sì. ricordo. Poi, quando ho deciso di non andare più tanto lontano, mi sono appassionato, ho avuto sempre la passione per i prodotti nostrani, locali, prodotti genuini, e ho cominciato a trattare questi prodotti. Cioè, vado dai contadini, gli dico di che cosa ho bisogno. Ci sono dei bravi contadini che riescono a coltivare bene. Senti, senti, ma è un'attività che dà soddisfazione. Al di là dell'aspetto economico, che immagino Sì, non si dà paga. soddisfazione perché vedere come la signora questa mattina che è venuta lì e mi ha fatto i complimenti per la ricotta che aveva preso la settimana scorsa a Valvomano, quella è una bella soddisfazione. Però non sa che io su quella ricotta guadagno meno di 1 euro, Quindi per cui. immagini i sacrifici che ci sono Sì, dietro. andarla a prendere, insomma, e tenerla in un modo che non si rovini per consegnarla alla gente, metterla sotto vuoto. Però uno lo fa perché
Insomma, il lavoro che ti piace, non potresti fare altro. vedi, lo disse un grande scrittore, Camilleri, mi sa che fu. Io non lavoro, mi diverto. E già quello è E importante. dai, Io mi alzo veramente. la mattina per divertirmi, sì, perché io vado al Cioè, mercato, è la mia passione, mi ci diverto. Il contatto con la gente, Mario, la socializzazione. quindi a te non è mai capitato in questi anni di commercio di pensare, oddio, che fatica, devo andare Beh, al quella quando sei lavoro stanco è o magari normale che lo dici, piove? capito? Per esempio, oggi stavo parlando poco prima con mia moglie, quando gli dicevo, dice, oggi è un pomeriggio di riposo, perché già da domani fino alla fine della prossima settimana, col Saral, con diciamo, la conferenza che devo fare domani all'Università della Terza Età, non avrò un attimo di tempo. In Per bocca cui al questo lupo allora. pomeriggio per me era, capito? In bocca al lupo e grazie. Senti, l'ultima cosa, chi vorrebbe una copia di questa tua fatica letteraria, di questo libro, come può? Beh, lo puoi chiedere a me sulla mia bancarella. Me lo può richiedere tramite Facebook, internet, Ho non è un capito. problema. E quindi Sì, è senti. un libro che sta andando molto bene, ne sto vendendo tante tante di copie. Sarà che forse la gente. Ci sono due storie, due racconti con cui ho vinto due premi letterari, per cui già quello già parti con un successo dietro le spalle. Però è un libro. E poi io ultimamente sto vendendo tanto. Guadagno nulla, Senti, ma ti perché faccio un. c'è stato, per Senti. esempio, 2 anni fa ho fatto un libro Misticanza, quello che quando stavo telefonando che mi chiedeva mio figlio, che forse ce ne sono rimasti una copia o due copie. Quel libro lì me l'ha sponsorizzato il pastificio La Mugnaia, Dino D'Annunzio. Di quelli in un anno abbiamo venduti 500 copie, capito? Senti Mario, ma l'idea che per scrivere occorre la laurea, occorre, è vero o no, secondo te? Ma O chiunque la passione si può avvicinare alla scrittura con tutti i limiti. io sono diplomato liceo classico, ma non Ecco. conta nulla. Quello che conta è la passione e soprattutto non ti devi annoiare, ti devi dare un orario, perché se non ti dai un orario non riesci a scrivere. È come quando la mattina, come tu che vai in fabbrica, no? Non devi marcare il cartellino, dici per un'ora devo scrivere. Poi quello che ci vuole è la fantasia, tanta fantasia, perché se non hai fantasia, insomma, non puoi scrivere. E poi studiare la grammatica, perché se non studi la grammatica sei fregato. Tanto noi abbiamo un problema grosso, te lo dico. La grammatica. Noi abruzzesi soprattutto, noi del sud, ma abruzzesi, abbiamo un problema grosso, che noi siamo nati col dialetto. Sì. Quando eravamo piccoli non abbiamo parlato in italiano, abbiamo parlato in dialetto. Sì. Adesso, nella nostra testa, tutte le volte che parliamo in italiano, dobbiamo tradurre. Ho Sembra capito. una cosa, dice, facile, ma non è facile. Per cui quando tu lo trasmetti poi sui libri, lo trasmetti con la penna su un foglio, molte volte fai degli sbagli che altri, per esempio, tipo i toscani, non farebbero. Quello è il problema di essere un po' preparati sulla grammatica. Assolutamente. Va Anche se bene, io poi se. lì dovrei dire un sacco di cose, perché io e la Crusca siamo completamente. Lo sai chi è la Crusca, No, no? non lo so. La Crusca è l'Accademia della Crusca, è quello che a Firenze gestisce la lingua italiana, Ah, ho che è. capito. Noi siamo litigati perché non Ah, ho ci posso capito. andare Senti, d'accordo. ma in cantiere c'è qualcos'altro? Sì. Va bene, ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie di questa breve chiacchierata che veramente ci sarebbe molto, molto da dire, da parlare sul commercio, sul lavoro dell'ambulante, sulla L'ambulante letteratura. è come un contadino. Segue le intemperie, segue i tempi buoni. La sera Senti, devi vedere il tempo, ma domattina che dici? Mi fa tempo buono, vado al mercato. ti chiedo l'ultima cosa perché abbiamo poco tempo. Cosa ti hanno insegnato questi anni nelle piazze, dietro una bancarella? Beh, forse l'onestà. Ti ringrazio.